dove si possa anche discutere. Vogliamo una scienza libera da interessi di parte. Diciamo no a tutto questo, diciamo no alla guerra e al modello sociale che ci schiaccia, che schiaccia i lavoratori, che schiaccia le masse popolari in nome di interessi particolari. Non un soldato per la guerra della NATO, non un soldo, non un soldato per la guerra della NATO. Non un soldato per la guerra della NATO. Non un soldato per la guerra della NATO. Paolo, andiamo qua allora. Per la guerra della NATO, non un soldato per la guerra della NATO, non un soldato per la guerra della NATO. Diciamo no a Trieste contro di Kiev. Le dichiarazioni del ministro Urso sono vergognose. Via la NATO da Trieste. Trieste porto di pace, come lo è stato dal 15 al 18 ottobre, quando eravamo noi in porto a presidiare e abbiamo dato a questa città una fama internazionale di libertà, di partecipazione. Noi abbiamo portato la pace in porto. Zeno D'Agostino e gli altri ci hanno scagliato addosso la guerra di questo Stato, la guerra della repressione contro di noi. Quella guerra, la guerra chiamata Covid, chiamata gestione Covid, è stata la prova generale della guerra che stiamo vivendo adesso. Perché disciplinare le masse, obbligarle, conculcarle, vessarle, discriminarle, è la prima cosa per preparare un clima di guerra. Dopo la mascherina, la maschera antigas, il generale Figliuolo non a caso ha fatto carriera sulle nostre vite, è diventato comandante dell'Interforze, una carriera fatta sul sangue e sulla repressione. Figliuolo, Figliuolo, vaffanculo, Figliuolo, Figliuolo, vaffanculo, Figliuolo, Figliuolo, vaffanculo, Figliuolo, Figliuolo, vaffanculo. Scrivono la storia, né guerra né Green Pass, fino alla vittoria, i popoli in rivolta. Scrivono la storia, né guerra né Green Pass, fino alla vittoria. Fuori l'Italia, dalla NATO, dall'Italia. Fuori la NATO, dall'Italia, fuori la NATO. Dall'Italia, fuori la NATO, dall'Italia, fuori l'Italia, dalla NATO.